Io capisco che le immagini di Piazza del Duomo abbiano potuto colpire la sensibilità di tanti e considero con attenzione le voci di tanti milanesi e tanti milanesi arrabbiati. Certo, capisco di meno la strumentalizzazione politica per accumulare qualche voto in più, però permettetemi di darvi la mia lettura. Primo, è vero, la situazione era certamente prevedibile, ma non è pensabile che si potesse evitare che i tifosi scendessero in piazza. E sarebbe stato così in qualunque città italiana la cui squadra avesse vinto lo scudetto. Secondo, e punto fondamentale, guardate che con prefetto e questore abbiamo valutato come contenere i tifosi. In particolare abbiamo per tempo analizzato la possibilità di chiudere Piazza Duomo, ma i rischi superavano i benefici perché i tifosi sarebbero riversati in spazi più piccoli e con meno vie di fuga. Terzo, ho sentito tante lamentele, ma non ho un'idea sensata, onestamente, su come avremmo potuto gestire meglio le strade cittadine. Devo dire che ci ha provato Salvini, ipotizzando di portare chissà come i tifosi a San Siro. Quarto, come al solito, nella critica si è distinta la Lega, quella che vuole aprire tutta, ma anche quello che aveva in piazza a Milano a festeggiare un vice ministro e due consiglieri comunali che allegramente postavano loro foto. Io non credo che le migliaia di famiglie che hanno festeggiato lo scudetto in tutta la città, in zona gialla, siano pericolosi attentatori alla nostra salute. Certo, lo dico con chiarezza, ora più che mai bisogna avere comportamenti corretti in termini di distanziamento e uso delle mascherine. Però sappiamo anche che tutti insieme non abbiamo offerto appigli ai professionisti della guerriglia urbana, che ci sono, che nessuno si è fatto male e che le forze dell'ordine hanno fatto rispettare a tutti il coprifuoco. E credetemi, non è poco.